Ciao amici e soprattutto ciao amiche. Un cavaliere si scappella sempre dinanzi a una donna. Bene, oggi... Vaffanculo, te l'ho detto. Volevo dire una cosa. Chi si aspetta da me oggi una performance tipo beve, rutta, scoreggia, parla... No, niente di tutto questo. Oggi non faccio niente, oggi sono solo polemica. Difatti ho preparato anche gli occhiali della polemica, quelli a forma di dito. Vedete? Che me l'ha dati Pippo, ma non è quello. Oggi mi sono girato male perché vengono qui al bar i bacchettoni, quelli che fanno i fighetti la mattina alle 8, mi chiedono: hai già bevuto? Hai già fatto il video? Vede lei Clean Baregotto, che vorrebbe dire guarda quell'ubriacone lì. Vedo. Poi parli male, quando sei su Facebook parli male. Parlo male di che cosa? Sì, dei froci, parli... A parte che io dico in maniera scherzosa, proprio totalmente scherzosa, e vabbè, mi può scappare una bestemmia. Qui in Romagna bestemmiare non è una scusante, non si dovrebbe bestemmiare. Però può scappare, cazzo, è un intercalare, o un rafforzativo di un discorso, non è quello. Poi i froci, ben vengono, io li rispetto, Rispetto più le lesbiche, perché hanno gli stessi miei gusti, nel senso anche a loro come me piace la figa, e allora siamo a posto. Però mi dà fastidio questa cosa qui dei bacchettoni che magari in casa sono messi come il porco, però puntano il dito verso gli altri che guarda quello là, guarda cosa fa quello là. Vabbè, e niente, poi volevo dire, adesso che mi sto allenando per la maratona, il mio dottore mi ha un po' ripreso dicendo che non è proprio una dieta congrua, una dieta congrua per un atleta che vuole ottenere certi risultati. Cioè, non so vuol dire, cosa vuol dire, non capisco. Cosa fa? Ah, nel senso che non puoi, dopo uno sforzo così, berti una birra, berti una Ceres. La birra è la Ceres, il resto è broda gialla. E allora, cioè, ho detto, niente, non è... No, non va bene, sai che forse hai ragione te, che caschetta hanno fatto dottore. E allora ho iniziato a berla prima della corsa, durante la corsa e dopo la corsa. Sto ottenendo dei risultati che non mi aspettavo neanch'io, sto andando come un treno. E allora volevo, lui insiste, prova a bere del Gatorade dopo la corsa, vedrai che ti reintegra i sali minerali. E allora ho iniziato a bere il Gatorade e berrò il Gatorade per lui. Così però quando arrivo al traguardo non sono mai stanco. Cazzo, ma non sei mai stanco? Continui a correre, arrivo al traguardo, corro fino a casa, non prendo neanche la macchina o la bicicletta. Ah, ma come fai? E io ho tanta birra in corpo e ci metto del tempo a smaltirla. Bene, e oggi ho guardato il telegiornale, lo guardo raramente perché mi deprimo, io guardo solo trasmissioni dove c'è della musica o lo sport, Sky Sport 24, più che Sky, Skya. Sport 24, vabbè, oggi allora guardavo Greta, quella bambina che la vedo un po' così, un po' mogia, sempre mogia, non è mai allegra, vabbè, e quando vedo lei vado in crisi, vado proprio in depressione e mi vengono dei sensi di colpa, nel senso, cazzarola, c'è la crisi idrica mondiale, interi villaggi che muoiono di sete, e io che alzo la media degli altri, non è che è per colpa mia che la gente muore di sete, di stenti, non so, adesso cercherò di bere più, cazzo me ne frega me. Una cosa, chiuso sta parentesi, venerdì 15 allora è ufficiale, ci sarà la cena della dieta adriatica dalle ore 20:30. Oh, non sono stato io,
giuro, non sono stato io. E dopo che c'è il menù, comunque domani parlo, c'è qui una bozza, domani stampo tutto bene, poi ve lo mando. E niente, poi i problemi del mondo non sono la crisi idrica, il ghiaccio che si scioglie, l'innalzamento dei mari. Uno dei problemi del mondo, come dice il mio amico Stefano, è che in Francia l'hanno capita meglio, perché in Francia non li hanno. Da quando hanno portato il bidet, che hanno messo i bidet in casa, la figa non sa più di niente, non ha più quel sapore, quell'aroma di prima che noi maschi alfa amiamo, i sapori forti. Adesso invece usano il sapone, ma fanculo il sapore. Vabbè, allora vi saluto, poi ci sentiamo per la cena. Ciao.